buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Vedete dei disegni che sono molto diversi da quelli che forse avete visto a Villannoni l'altra volta. Là si trattava di città, quindi i soggetti erano strade, case, ponti, cose del genere. E qui vedete degli animali, quindi forse la prima domanda che uno si fa è come mai questa mostra sugli animali. Direi che è una cosa molto semplice da spiegare. Io da sempre ho avuto una grossa passione per gli animali, da quando ero piccolissimo, quindi è cominciato con gli album delle figurine, poi addirittura mio padre mi aveva regalato, quando io facevo le medie, tutta una collana di libroni sugli animali che erano stati appena stampati da un insegnante del Museo di Storia Naturale di Genova. Quindi, siccome avevo molta memoria, io ricordavo tutte le classificazioni, tutte le cose, una roba da lasciare una doppia proprio. E direi che poi, vabbè, ovviamente io ho fatto il liceo artistico prima e il mio mestiere era quello di fare anche copia dal vero, no? Quindi avevamo la modella, eccetera, eccetera. Ho provato a mettere insieme queste due voglie o capacità andando nei musei di storia naturale e cominciando a fare della copia dal vero sugli animali, ma non tanto per avere così la cartolina dell'animale, che non avrebbe proprio senso, ma per cercare di capire molto di più su quell'animale, che ha una sua forma, che ha una sua espressione, che è unico in quel campo, no? Quindi l'osservazione prolungata dell'animale porta poi a scoprire delle cose che un'osservazione veloce non si riescono a vedere. Ad esempio, io ricordo che ho passato tipo 3-4 ore a disegnare l'armadillo e ho scoperto un sacco di cose, come sono fatte questi unghioni dell'armadillo, che sono stranissimi perché sono delle parti molto sottili, delle parti molto grosse, ma c'è tutto un ordine particolare. Tutte le piastre che lo ricoprono, le squame, hanno forme diverse, per cui sulla coda sono ottagonali, sul guscio sono più o meno rettangolari, sulle zampe sono proprio hanno una forma di scudetto e si ricoprono fra di loro. Quindi alla fine credo di avere comunicato qualcosa di più, diciamo, di aver comunicato un'immagine interpretata da me, interpretata da una lunga osservazione. Quindi in questo senso è qualcosa di molto diverso anche dalla foto, perché nella foto uno ha sempre la prima impressione della cosa, cioè riconosce chiaramente il soggetto, però non sempre riesce a poi a cogliere tutta una serie di aspetti che sono più segreti, sono più difficili da scoprire. Quindi il perché l'ho chiamato animali antigraziosi, perché spesso un po' l'idea degli animali di Walt Disney mi viene in mente, no? Che devono essere sempre carini, graziosi, strappare il sorriso, eccetera. Vedete, gli animali non sono così. Però credo che ognuno abbia una sua forza, una sua personalità che non può essere ricondotta sempre al carino, al grazioso. A volte sono brutti, ma brutti come, non so, anche come il bulldog è un cane brutto, fra virgolette, è anche il cane più bello che ci sia, secondo me, nella sua bruttezza, perché è un qualcosa
qualcosa di veramente originale, di particolare, no? Quindi in questo caso ci sono animali con le scaglie, con gli aculei, ritenuti bruttissimi come il rospo, che invece secondo me ha una geometria meravigliosa, ha una forza delle zampe, è una scultura, è qualcosa di veramente interessante. E quindi ci sono dei pesci, ad esempio il rombo sicuramente non so, rispetto a certi canoni non può essere giudicato un bel pesce, è strano, ha gli occhi da una parte perché sta di piatto sul fondo, oppure quel pesce istrice, dove fra l'altro si riesce a capire guardando il disegno come fa ad alzare gli aculei, perché il pesce istrice per alzare gli aculei si gonfia, quindi aumenta di volume, gonfiandosi queste spine che lo ricoprono, che normalmente sono abbassate, quindi sono contro il corpo, si alzano perché hanno una forma, questa forma qui, di tre punte, due sono attaccate e gonfiandosi si tirano su, si alzano. Ecco, insieme a tutti questi animali, alcuni sono molto più dettagliati, altri sono degli schizzi fatti anche molto molto velocemente. Quindi vabbè, il livello però direi che anche negli schizzi alla fine si colgono delle espressioni, delle cose. Ci sono, ad esempio, c'è tutta la serie della nasica, che è una scimmia con uno stranissimo naso. Nei vari disegni, nei vari schizzi che sono molto veloci, però si riesce a cogliere qualcosa di più ancora dell'animale. Insieme poi i disegni sono tutti a matita, diciamo, al 90% sono a matita, perché il concetto era un po' quello di cercare di ottenere un risultato con i minimi mezzi a disposizione. E quindi ho pensato proprio a una matita e un foglio di carta. Non colore, non qualsiasi cosa che possa aggiungere quelle che noi chiamiamo le smaffere, no? Cioè quando uno usa il segno per abbellire, no? Ecco, quindi non c'è nessun abbellimento, il segno è sempre assolutamente controllato, è quello. E devo dire, fatte queste cose, io sono abbastanza soddisfatto di queste cose, perché è un po' una sfida, cioè entrare in un museo e andarsene da casa con un animale, dove c'è tutto, si capisce tutto, no? E quindi, fatto con il minimo del... Soprattutto adesso, dove tutto è già fatto, è già, io dico all'intelligenza artificiale, fammi questa cosa, pif, e mi arriva fuori l'immagine già fatta. Quindi sembra che non ci sia più, non serve più essere capaci di fare le cose. Forse bisogna sapere smanettare sul computer, ma direi che è una cosa molto molto diversa. Stamattina una persona mi diceva, sono colpita dal fatto che ogni animale ha una sua espressione. Anche questa cosa direi che è venuta fuori da sola, no? Disegnando, immedesimandomi, concentrandomi su quel soggetto. Ci sono solo questi due disegni, poi là ce n'è un terzo, quello con la cornice più chiara, che sono delle incisioni, quindi non sono dei disegni molto più elaborati di quelli, perché vengono fatti su una lastra di metallo con l'acido e poi con dei passaggi successivi che sono l'acqua tinta piuttosto che altre tecniche come queste. Sono dei cani, e quindi io l'ho aggiunti anche per far vedere invece un
tipo di disegno dove forse ho concesso di più alla tecnica, ma che sono anche molto personali, sono i miei cani, quindi questo rappresenta questo cane, che bello non è sicuramente, quindi nell'antigrazione ci sta, ed è un cane che secondo me è stato osservato nella sua vitalità, nel movimento, quindi diventa molto più interessante per il discorso del movimento, che ovviamente negli altri non può esserci, no? Perché è solo un discorso di forma. E questo, diciamo, questo è stato fatto proprio a posteriori, il cane non c'era più, quindi è un po' così, insomma, un omaggio a un bellissimo cane che insomma, non facile, non anche lui, diciamo, antigrazioso. Credo di avervi detto tutto, se avete delle domande, da fare delle curiosità. Che secondo me di acquinare è più difficile del colore, perché realizzare col colore è facile, uno deve fare tonalità, invece col bianco e nero uno deve tirare fuori l'essenza. Sì. Io trovo che il mio insegnante, quello che ricordo con piacere, perché era veramente un grande insegnante, all'artistico mi diceva: ma tu concentrati sul disegno, poi tutto il resto si può fare da un colore. Colore, ecco, sul colore dicevo, usa la tempera, solo la tempera, perché è difficile, perché non puoi fare le sfumature, quindi lì impari qualcosa. Dice l'olio, non lo facciamo nemmeno, perché poi ognuno si arrangia. C'è sempre un modo di uscirne, diciamo, da un errore fatto così. Mi posso permettere di dire una cosa? Ha detto una cosa giustissima, che purtroppo oggi basta schiacciare il bottone, sì, il computer fa tutto. Certo. Tutto quello che lei ha elaborato, che io lo posso capire perché anch'io disegno, viene annullato da un click. No, io voglio proprio sottolineare questo fatto, che è stata un po' una sfida. Ho potuto fare tante fotografie, andare a casa e disegnarlo dalle fotografie, ma non era la stessa cosa. Quindi un po', quando uno si siede lì a un metro e mezzo dal soggetto, con una tavoletta sulle gambe, si mette con la sua matita e dice: iniziamo a fare sta roba, inizia una sfida. E impiega tempo. Uno deve essere capace alla fine di riuscire a portarsi a casa questa cosa. Lo stesso risultato sarà col computer in 2 minuti. Ma io non so se è lo stesso risultato, penso che sia un risultato diverso. Beh, nel senso, diverso, perché nel senso che se io voglio fare un cavallo, tu no, a mano è una cosa, è fatto con il computer è un'altra, però il risultato finale è quello. Certo, ma c'è da dire. Lo capisce solo chi disegna, capisce solo chi. Però purtroppo io oggi faccio questo discorso a gazzose, tanto per dire qualcosa, però la verità è questa: col computer oggi anche l'arte fanno di quelle cose che sono incredibili. Sì, la correzione, il puntino che è fatto con gli occhi, fatto a mano, è molto difficoltoso e ci vuole tempo. Ci vuole. Sì, ecco, c'è da dire che se uno si mette davanti a un soggetto e prova a disegnarlo, non c'è soltanto in moto, diciamo, una capacità di vedere e di riprodurre così com'è. Evidentemente uno nel frattempo pensa tante cose, gli vengono in mente tante suggestioni, tante impressioni di fronte a questo soggetto, e che in qualche modo poi si ritrovano nel disegno. Poi per rispondere a lui, che dice che col colore fa più facile. Cioè, io devo dire a lui che prima di tutto chi dipinge deve saper disegnare, cioè no, è inutile. Certo. Che prima il disegno. Sì, per disegnare ci sono due componenti, credo. Una è quella di fare tanto esercizio, di avere dei bravi maestri, questa cosa qui. L'altra è averci anche probabilmente un po' di
predisposizione. In questo senso io credo, immodestamente, di averla avuta, perché da i miei giochi da bambino piccolo erano quelli di disegnare sui pavimenti col gesso. E disegnavo tutta la scena di Ombre Rosse di film di Ford, no? Con la diligenza, con 50 indiani dietro che le seguivano, no? Quindi era il mio modo di giocare, no? Quindi questa cosa si è semplicemente affinata, diciamo, disciplinata, poi facendo queste cose, insomma. Perché fortunato, ma se la gente mi ha colpito che si presentava il disegno di arte. No, sì. ci sono ci sono ad esempio degli esempi di persone che quando iniziano a disegnare disegnano malissimo. Uno ad esempio era, avete presente i peanuts, i disegnini di Schultz. Charlie Brown, eccetera, eccetera. Se vedete i primi disegni che faceva questo signore, erano terrificanti, erano bruttissimi proprio. E poi invece ha fatto dei disegni bellissimi. Quindi in qualche modo si lavora, sì, una sostanza. Qualcuno riesce anche a. Certo. Complimenti.